preparava a quello che sarebbe stato l'orrore dei lager. Un invito ai telespettatori per vedere questa puntata di Retroscena, partendo, se vuoi, da un concetto, ti do uno spunto, ma puoi invece liberamente invece andare dove ti pare, ovvero che ricordare significa etimologicamente riportare al cuore. Oggi ci è imposto un esercizio di memoria che non sia soltanto nozionistico, ma empatico, mi viene da dire, senza tanti confronti nella storia, sapendo che lì dove non si è stati in passato capaci di farlo, poi non si è stati neanche capaci di decidere, di fronte a quei piccoli step che ti avvicinano al baratro, di decidere quale cosa fosse la cosa giusta da fare. A me piacerebbe che gli spettatori che vedono la puntata si spaventassero un po' nel vederla. No? Mi piacerebbe che gli attori e le riprese siano state così sincere che non gli sembra una cosa accaduta 80 anni fa e che se ne escano facendosi le domande che tu ci hai fatto, cioè che fareste voi? Cosa avremmo fatto noi al posto loro? Quando uno si fa questa domanda in teatro, al cinema, secondo me è perché in quel momento qualcosa è arrivata, perché diventi tu dentro la pelle di quel personaggio, se ce la fai, se ci riusciamo, però secondo me... Quindi resti inquieto, non resti pacificato dall'averlo visto, non sei così distante come lo schermo, la telecamera, dice vabbè è successo, no, stai lì. Delle migliaia di ebrei, tra cui 244 bambini e 188 persone anziane, che il 18 ottobre dalla stazione Tiburtina partirono caricati su carri bestiame diretti ad Auschwitz, al loro arrivo al campo 820 furono giudicati fisicamente inabili al lavoro e condotti subito nelle camere a gas. Faranno infine ritorno solo 15 uomini, una donna e nemmeno un bambino. Da oggi non puoi più stare in questa classe perché sei ebrea. Ma non lo capisci? Ce vonno cancellà. Ma perché nessuno prova a scappare? Ci sono i tedeschi! Sono tanti, stanno dappertutto, avanzano a squadroni, pure le creature, vieni a vedere. Quel giorno, il 16 ottobre 1943, più di 1000 ebrei del ghetto di Roma furono costretti dai tedeschi ad abbandonare le loro case e furono deportati nei lager. Ne tornarono solo 16, 15 uomini, una donna, nemmeno un bambino. Quel giorno, raccontato da Marco Bagliani, però riguarda le ore prima di quel disumano evento. Perché questa scelta? Mi piaceva pensare di far capire cosa succedeva nel quartiere, nel ghetto ebraico, due giorni prima dell'evento in sé, della catastrofe in sé, per far capire cosa accadeva prima nella vita di tutti i giorni di persone normali come noi, cioè le famiglie. E cosa accadeva? Accadeva la vita con le sue speranze, le sue delusioni, i suoi timori, tanta paura, c'era tanta inquietudine più che paura. Sta paura è come un vento che soffia su tutto il quartiere,
si infila dappertutto, fin dentro sti piatti di minestra. La speranza comunque continuava a prevalere sulla realtà dei fatti. Come mai? Ma De Benedetti dice che è una caratteristica proprio del popolo ebraico, quello di fino alla fine sperare che le cose possano risolversi in qualche modo. Lui dice a un certo punto, nel suo libro che è molto bello, dice aveva una sfiduciata speranza di non aver capito bene. Quando addirittura li stavano portando sui camion, li stavano portando via, continuavano a pensare che peggio di così, ma non potevano immaginare che si sarebbero andati verso l'orrore. Ma che altro deve succedere? Per far capire che l'unica cosa da fare è smammare. Quanto più si è giovani, tanto più io credo ci si accenda di fronte a questa questione. Ma perché non si sono ribellati? Perché non sono scappati, per l'appunto? Quando i segni erano così evidenti. Qualcuno l'ha fatto, ma l'ha fatto magari qualcuno che poteva, che ne aveva i mezzi, che aveva la rete di contatti per riuscire a farlo. Tra quelli che non l'hanno fatto magari ce ne sono molti che non se lo sono potuto permettere e tantissimi che nonostante vedessero quello che accadeva intorno, hanno pensato che fosse troppo, pensare alla cancellazione totale. Ci sono due battute di chiusura del testo in cui si dice fondamentalmente nessuno ci aveva detto dove saremmo stati portati, ma eravamo comunque convinti che ci portassero a lavorare da qualche parte, che i campi di concentramento non fossero campi di sterminio, ma fossero campi di lavoro, cioè l'orizzonte era ci tratteranno come bestie da soma. D'altra parte, fino ad ora, che cosa abbiamo fatto? Esatto, non c'era questa sfumatura perché sembra inimmaginabile che invece di essere trattati come bestie da soma si venga trattati come animali in un mattatoio. Invece se tira avanti a crede così, te fasse lì amici a sti assassini, come a cattoni, che risicano un po' di umana simpatia, come fanno i cani, che già lo sanno che prima o poi verranno corcati de botte, e allora se fanno ancora più umili, buoni buoni, sperando che il corcamento si sposti un po' più in là. Cosa sapevi di quel giorno e cosa ti ha dato invece il testo di Marco Bagliani? Di quel giorno sapevo quello che ho studiato, un po' a scuola e un po' da flaneur romano, perché io ho lavorato moltissimo in questa parte di Roma. È una delle zone che ho più vissuto di questa città, che è per tanti aspetti veramente la mia città, è proprio il ghetto. Quello che però questo testo e questa esperienza con Marco mi ha dato è una visione non tanto di quel giorno, ma uno sguardo su che cosa fosse la vita delle persone, anche in frangenti orribili, disumane, come quelli degli anni che precedettero quello che accadde quella notte, lì al ghetto. E stavolta ha detta, qual è la paura sua? Che è la stessa nostra, la stessa di tutto il quartiere, essere presi dai nazisti. Le minacce, poi le leggi razziali, cacciati via dai lavori, i ragazzini dalle scuole, poi ancora il ricatto per la raccolta dell'oro. A Marco non piace la parola rastrellamento. Quale termine useresti tu? Rapimento, non lo so, io userei. È un'alternativa, perché invece lui ha usato un'altra parola. No, che no, parola? Io razzia, però razzia e rapimento c'entrano tutte e due. Il rapimento è il togliere di mezzo qualcuno che diventa fantasma nel momento in cui lo togli, quindi l'operazione che i nazisti hanno fatto è stata quella. Razzia rimanda più al mascialla, per me rimanda più agli animali. Sì, alla mattanza. Alla mattanza. Forse la più giusta è una parola che sta dentro questo testo, che è sradicamento. Nessuno si muove, come se non ce vonno crede che casa loro è in pericolo, che Roma non è più per loro. Che tocca sradicasse come sempre ha fatto prima o poi sto popolo nostro. Tutte queste cose che hai letto, che hai sperimentato, che hai visto, che hai rivissuto,
C'è qualcosa in particolare che ti ha spiazzato, che ti ha segnato? Ma tutte le storie che riguardano la casualità. Cioè, nonostante che ci sia questa spada terribile, Damocle, proprio dei nazisti che hanno deciso di fare questa razzia, e il fatto che tutti sono stati costretti a subirla, in mezzo poi ci sono piccole cose di avvenimenti che hanno permesso a qualcuno che stava lì improvvisamente di salvarsi, di sfangarla, ma non perché avesse chissà che ideologia di salvezza o chissà che progetto o di salvezza. Che strategia, insomma. No, quelli che sono andati alle 4:30 all'isola Tiberina, tra cui Settimio, il mio personaggio, a prendere le sigarette, perché arrivavano una volta a settimana lo stock di sigarette al tabaccaio dell'isola Tiberina, si sono salvati. Si sono salvati perché quando gli nazisti sono arrivati alle 5:30 loro erano fuori dal ghetto. Esther, 12 anni, è uno dei personaggi del testo e dice: la paura è un passaparola senza parole che ogni giorno aumenta. E leggendo il testo di Marco, ripensando a quel 16 ottobre del 43, cosa fa più paura? È strano, no? Perché è stato molto, molto lungo in realtà. Cioè, un piccolo pezzo di libertà in meno. Questa è una bambina che ha 12 anni, neanche ancora 12 anni, e 4 anni prima è stata mandata via dalla sua classe perché ebrea, che ne aveva 8, 4 anni senza andare a scuola. Ecco, questo anche dice lei, no? Pensare che proprio lì, a 2 metri, c'è una città che vive con le persone che vanno a passeggio, noi stiamo qua. E però anche credo, essendo una cosa così lunga, una cosa che si normalizza quasi. Questi sono bambini, sono dei bambini che sono nati già in cattività, già in questo luogo, e questa cosa pian pianino diventa normale. Allora va già bene se il coltivare la speranza, va già bene se oggi comunque siamo riusciti a fare questa cosa. Stupisce sempre anche a me pensare com'è che erano lì e non erano già scappati a quel punto. Che c'hai da guardare, eh? Abbassa lo sguardo, ebrea! E questo fatto che i fascisti diventavano, si accanivano più dei nazisti, è una cosa documentata? Sì, quindi? Sì, questa è documentata, ma era evidente. Noi avevamo tradito i tedeschi, secondo i tedeschi, noi avevamo traditi con l'8 settembre. Sì, con l'armistizio. L'8 settembre c'è stata una festa al ghetto, perché gli ebrei erano convinti che a questo punto nessuno li avrebbe più tartassati. Quando sono arrivati i tedeschi, invadendo tutto il paese, i fascisti della Repubblica di Salò dovevano farsi vedere, come dire, che erano ancora più bravi dei fascisti di prima. Quindi più cattivi, più spietati, più ligi, più ordinati, dovevano assomigliare sempre di più ai tedeschi e soprattutto alla parte più terribile dei tedeschi, non l'SS. Si è fissata che quelli mi rapiscono o qualche cosa del genere. Ma io mica ci credo. Ma è impossibile che sti tedeschi si piano i ragazzini come me. Quel giorno Peppino di 9 anni pensava: è impossibile che sti tedeschi si prendano dei ragazzini come me. In effetti ci fu qualcosa di inconcepibile, di incontemplabile che avvenne quel giorno. E anche oggi continuano ad avvenire cose inconcepibili. La domanda è: perché la storia non è magistra vitae, perché la memoria non insegna nulla? E allora a che serve fare memoria? Quello che era inimmaginabile all'epoca, e tutto sommato resta inimmaginabile in qualunque epoca, era che degli uomini si ponessero come concreto obiettivo la cancellazione di quella che consideravano proprio un'altra specie. E queste cose accadono perché ci illudiamo che la cultura, che usiamo molto male, ci mette al riparo da tutta una serie di pulsionalità mostruose che sono però all'interno di ognuno di noi e che a un certo punto inevitabilmente, date certe condizioni, si liberano. E io credo che però non si debba smettere di credere nel fatto che testimoniare sia importante. Primo Levi parla nei suoi scritti di
una cosa, la zona grigia, no? Dove si scivola senza rendersi conto. Si lascia passare una cosa, poi un'altra ancora, finché non arrivano le leggi razziali, che ritenevi inconcepibile all'inizio. E... come quasi una logica conseguenza, no? Esattamente, bisogna stare attenti a questo perché certe derive tragiche procedono per piccoli passi e poi per brusche accelerazioni. Riconoscere questi passi è quanto la storia ci può offrire gli strumenti di poter fare. Sono giorni che Anna, nonostante tutto quello che succede intorno, si è messa in testa che bisognava salvare papà e mamma dalla paura che ci avevano addosso. E per farlo bisognava impuntarsi nella speranza. Non farsi abbattere. Strigna i denti e crederci che la speranza, anche solo a pensarla, è sempre una cosa primaverile. Ti è mai capitato di non riuscire a prendere coscienza di un orrore? Questa è una domanda bellissima e complicata al tempo stesso. Beh, devo dire che per prendere coscienza di che cosa fosse stato l'Olocausto, per esempio, ci ho messo molto da bambino e da ragazzo. Perché fai fatica a concretare nella realtà qualcosa che leggi sui libri. Per esempio, per me fu importante l'accesso degli strumenti audiovisivi. Shoah, col memorabile documentario, non mi vergogno di dirlo, il cappottino rosso di Schindler's List, poterono tanto nella costruzione in me della coscienza di quell'orrore. Io so qual è stata la mancata presa di coscienza di Marco. È stata la guerra di Jugoslavia, lì è stato un... diciamo, come se non ci fosse stata, no, che non ci fosse stata, la sapevo, ma non ho avuto mai né la forza né non ho fatto volontariato, non sono andato a portare il cibo, a salvare. Lì è stata veramente una mancanza. E dopo l'ho vissuta male questa. Non riuscivo a capire come a due passi da me accadesse una cosa del genere e io fossi così tutto sommato indifferente. È vero, avevo 3.000 altri problemi miei, per carità, però. Se i nazisti vedono una porta chiusa, gli viene voglia di accanircisi sopra a calci, che si immaginano qualcuno nascosto dentro. Sì, uno ci prova a darsi da fare in qualche modo, anche se per me a volte è difficile darmi da fare per qualcosa di così grande, così lontano. Io mi do da fare più nel piccolo, nel vicino, che mi sembra più concreto, qualcosa che è più alla mia portata. E qua sotto, mica solo l'aria tocca trattenere. Ma pure le parole. Negazionismo, revisionismo, rimozione sono sempre in agguato. L'unico antidoto, diciamo sempre, è la memoria. Però perché questa memoria non sia celebrativa e possa produrre qualcosa di significativo e attivo, come deve essere? Essendo la memoria un atto dell'immaginazione, perché non abbiamo in testa una telecamera, un registratore, noi non registriamo l'oggettività. Quindi è un processo abbastanza sfiancante quello, se lo fai davvero, quello della memoria. Ma questo non ti dice esattamente che con questo hai risolto il problema. Non è che facendo memoria oggi di quello che è accaduto 80 anni fa siamo sicuri che non si ripeta. Non siamo affatto sicuri. Siamo quasi sicuri. Questo è terribile però, no? Non si vede l'ora di poter liquidare tutto con il "ma è passato tanto tempo, ma è tutto un po' sopravvalutato, fino all'orrido, tutto sommato... hanno fatto anche delle buone cose". Ma non lo capisci? Ce vonno cancellà. Marco Bagliani e Sandra Toffolatti cosa avrebbero fatto quel giorno se fossero stati nel ghetto? Io mi sarei già fatta nei giorni precedenti dei piani di fuga, sicuro. E quindi avrei cercato di scappare. E se non fossi stata ebrea, mi viene da dire che quasi sicuramente avrei cercato di far scappare qualcuno. No, io avrei tentato la strada della speranza, io sono così. Cioè non credo che sarei scappato. So che c'è stata una famiglia che ci è riuscita in maniera molto teatrale, vero? Sì, questo è incredibile. Cioè? Sono scesi tutti vestiti di tutto punto, mentre i tedeschi salivano sfondando le porte. Loro si sono vestiti come per andare a festa, tutti ordinati. Sono scesi padre, madre e tre figli, tre o quattro. Ho sceso tutte le scale, guardandosi intorno, dice che sta succedendo. Hanno attraversato la strada, hanno attraversato il ghetto, continuando a non capire quello che... Nessuno li ha fermati, perché non erano vestiti da profughi. Non c'avevano nelle valigie, non stavano scappando. Stavano andando a fare una passeggiata, un qualcosa. Quindi non erano ebrei per gli altri.
E ce l'hanno fatta. Stiamo sempre a sperare, a sperare. Arrivano mazzate e noi speriamo. Ne arrivano altre e continuiamo a credere che la sfangamo. Detesterei l'idea di essere stato un testimone indifferente di quanto accaduto. Di tutte le parole che hai letto nel testo, quale non riesci a dimenticare? Speranza. Perché, come dice appunto uno dei personaggi che io porto, è una malattia. Beh, la speranza frustra moltissimo quando poi cade nel vuoto, quindi allo stesso tempo è la più grande risorsa che l'umanità ha nelle mani. Coltivare la speranza e la coscienza, lo sguardo lucido sulle cose, sono le uniche forme di azione concreta che abbiamo davanti. Mi ricordo quando. Auschwitz è stato annientato l'essere umano. Sono morti 6 milioni di ebrei, 500.000 rom e senti, 3 milioni di slavi. È stato cancellato l'uomo perché i nazisti negavano l'uomo. È l'io l'assassino. Chi salva una vita, salva la vita. Come sarebbe a dire dove era Dio? Dio si faceva massacrare con la sua gente. Giornata della memoria. Prima di riflettere su cosa rappresenta oggi, quali doveri comporta e quali retoriche abiurare, insomma, dalle quali fuggire, voglio citare dei versi scritti sul muro di una cantina di Colonia sul Reno, dove alcuni ebrei si nascosero per tutta la durata della guerra. Credo nel sole anche quando non splende, credo nell'amore anche quando non lo sento, credo in Dio anche quando tace. La domanda è: si fa presto ad amare chi ti sta vicino, chi si prende cura di te, chi è fisicamente, visivamente palese, no? Come si fa ad amare chi tace ed è assente? La questione dell'amore è una questione estremamente complessa. Io ti propongo, non so se già ho avuto modo di proportela, una lettura del famoso versetto Levitico 18-19, proposta da Levinas. Ve'avta le'reacha kamocha, e amerai per il prossimo tuo come te stesso. Levinas intanto ci dice che la Torah non mette nell'ordine le cose casualmente. Se dice amerai per il prossimo tuo è la prima parte, significa che l'amore per l'altro è più importante del come te stesso. Cioè tu acquisti l'identità essere umano solo allorquando accogli l'altro nella piena dignità della sua alterità. Perché il motore della creazione è proprio questo. Che cosa fa? Stiamo nella parabola biblica. Cosa fa il santo benedetto? Crea l'altro da sé. Il processo creativo sta nella creazione e quindi riconoscimento dell'altro. Se tu non riconosci l'altro, tu perverti il processo stesso della creazione. Quindi amore significa prima riconoscere l'altro, riconoscerlo, non solo conoscere, ma riconoscerlo. L'altro non viene come piace a te, l'altro viene con la sua tuità. Finché tu non accogli quella, non la riconosci, non possiamo parlare di amore. Tu devi accogliere l'altro perché questo è il fondamento della costituzione di un'etica di giustizia e di pace. Poi analizzeremo la questione della reciprocità, ma Levinas è così radicale che addirittura io mi sto preparando a scrivere un libro con questo titolo, che in una lezione talmudica lui sbotta a un certo punto dicendo: è l'io l'assassino. Nella primavera del 42 i marciapiedi erano pieni di cadaveri. La gente faceva finta di non vederli. Guai a chi si fermava. Non era permesso guardarli.
e nemmeno soffrire. E dietro l'Olocausto ovviamente c'è tutta, si è sempre radicata la riflessione teologica ebraica sull'assenza, sul silenzio di Dio, sul Dio debole, no? Io ho sempre nella testa, come un tarlo, una risposta di Elie Wiesel, quello che gli disse: dov'era Dio? Elie Wiesel rispose questa cosa che mi lasciò assolutamente. Come sarebbe a dire dov'era Dio? Dio si faceva massacrare con la sua gente. Cosa si può dire o fare per evitare, e arrivo quindi alla domanda cruciale, per evitare che questa ricorrenza resti qualcosa di celebrativo, di vuoto e di retorico? Auschwitz, e non solo lì, è stato annientato l'essere umano. Devo ricordare, sono morti 6 milioni di ebrei, 500.000 rom e sinti, 3 milioni di slavi, menomati, sono stati i primi a essere sterminati. Oppositori, che fossero anarchici, socialisti, cristiani, cattolici, comunisti, quelli che avevano detto di no. Poveri sbandati, testimoni di Geova, omosessuali. È stato cancellato l'uomo, perché i nazisti negavano l'uomo, perché l'uomo è fatto di difformità e di handicap. C'è un solo modo per evitare il celebrativismo: legarlo agli orrori a cui assistiamo oggi. Fino a che noi non avremmo dichiarato, noi ricordiamo questo perché dobbiamo salvare l'essere umano nella sua inviolabile integrità. Oggi. Perché se tu accetti oggi che ci siano dei bambini che muoiono di malattie curabili, degli uomini che scappano da guerre o dalla fame, perché la fame non è meno di una guerra, che muoiono come topi in un oceano, in un mare addirittura come quello mediterraneo, allora è inutile che vai a fare il pellegrinaggio a Auschwitz, perché diventa il pellegrinaggio dell'ipocrisia. La domanda impossibile è: siamo quindi noi destinati a vedere reiterate queste mostruosità in un modo o nell'altro? A che serve allora fare memoria? L'uomo, credo, sia un progetto aperto. Ha dentro di sé energie, spinte, pulsioni di vario genere. Noi facciamo memoria perché la formazione dell'essere umano esprima le pulsioni vitali e non le pulsioni di morte. C'è uno dei 10 comandamenti, che noi chiamiamo parole del deserto, che dice non uccidere, ma non ucciderai. Perché al futuro? Perché devi costruirti in modo che il delitto non avvenga più. Devi costruire dentro di te un essere umano e costruire un'umanità che abbia una naturale ripulsa nei confronti della violenza. Non c'è una via di uscita moderata. La via di uscita deve essere radicalissima. I tempi e i modi possono essere... È un progresso, un processo. Perché siamo poveri esseri umani con tutti, certo, i nostri difetti. Certo. Ma la consapevolezza deve essere radicale. O assumiamo ciascuno di noi una responsabilità totale, senza scuse, senza cedimenti nei confronti del valore e del senso della vita umana, o noi rischiamo di vedere cose ben peggiori di quelle che ci sono già state. Thank you.
Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa. Vediamo insieme quali saranno le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Partiamo dal nord d'Italia e dalla città di Mantova, dove il 28 gennaio una immaginifica brezza danzante soffierà sul teatro sociale che ospita Open, lo spettacolare inno alla libertà creativa del coreografo Daniel Israelow, che lo ha definito un antidoto alla complicazione della vita. È leggero, in un senso che qualche volta la cosa più leggera, leggerissima, diventa la cosa più profonda. Si fa invece prodigiosa la situazione meteo-teatrale nel centro della nostra penisola, in particolare a Roma, dove all'Auditorium della Conciliazione dal 25 gennaio al 4 febbraio gli spettatori potranno fare un viaggio in un mondo sospeso tra logica e fantasia grazie alla 20ª edizione di Super Magic, lo spettacolo di varietà magico più grande d'Europa con i migliori illusionisti del mondo. Infine, nel sud d'Italia, un'aria drammaturgica carica di superstizione avvolgerà dal 25 al 28 gennaio il Teatro Cilea di Napoli, dove Enzo De Caro porta in scena Non è vero, ma ci credo, commedia di Peppino De Filippo con la regia di Leo Muscato. Non è vero, ma ci credo sta per festeggiare quasi i suoi 100 anni da quando è stato scritto. Porta la firma di Peppino De Filippo, ma in realtà è opera del teatro dei De Filippo. Stando al riscontro del pubblico, sembra trovare una precisa collocazione nel teatro di oggi, e quindi fare questo ponte tra il passato e il futuro attraverso il presente è una grande opportunità. Così finalmente farai sogni più tranquilli e non scucciamente mattina. Queste le previsioni meteo-teatrali di Che teatro fa. Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.